che è un po' il giocatore della discordia di questa partita. I padroni di casa dicono che non era rigore, tu dirai che era rigore netto, dice com'è andato. Beh, il calcio è anche quello, io ho sentito il contatto da dietro, la palla me la sono allungata per andare in porta, ho sentito il contatto e sono andato per terra, l'arbitro ha fischiato, si vede che l'ha visto il rigore. Da fuori non so cosa hanno visto, a me sembrava rigore, poi non lo so. Senti, a parte questo episodio che è stato determinante, una partita difficile, scorbutica. Sì, sapevamo che l'impatto era duro perché la prima di campionato, con tutta questa diciamo, attenzione sulla nostra squadra, anche da parte delle altre, il campo non bellissimo, ci hanno messo un po' in difficoltà, la partita si è svolta molto su lanci lunghi e battaglie in mezzo. Però ci siamo adattati perché la Serie D è anche questo e alla fine l'abbiamo portata a casa. Direi che se serviva un assaggio di quello che potrebbe essere la Serie D, oggi è stato tra virgolette perfetto, ovvero il campo. Io la Serie D... Hanno picchiato tutti in generale, da tutte e due le parti, come dei fabbri. La Serie D non l'avevo mai fatta, però sì, diciamo che l'impatto è stato duro, però partendo bene possiamo far meglio. Per voi giovani entrare in campo e vedere una tribuna come quella di oggi, com'è? Molto bello. Molto emozionante, però molto bello. Ti dà la carica prima di entrare, poi quando sei dentro, il tifo, le urla, gioire, soffrire insieme è più facile. Io prima, scusa, ma non ho sentito la risposta al collega sul caso del rigore. Il contatto l'hai sentito, c'è stato? Il contatto da dietro c'era, poi se fosse rigore o no saranno gli altri a giudicarlo. Ci sono anche le telecamere a quanto pare, quindi giudicherete voi.